Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Anche oggi ascoltiamo la parola di Dio che è fonte della nostra gioia, fonte di pienezza per la nostra vita oggi. Leggiamo insieme il Vangelo secondo Luca, capitolo 19, versetti 45-48. In quel tempo Gesù, entrato nel Tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano, dicendo loro, «Sta scritto, la mia casa sarà casa di preghiera. Voi invece ne avete fatto un covo di ladri». Ogni giorno insegnava nel Tempio. I capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano di farlo morire, e così anche i capi del popolo. Ma non sapevano che cosa fare, perché tutto il popolo pendeva dalle sue labbra nell'ascoltarlo. Amen. Carissimi amici, oggi il Signore ci parla attraverso questo brano, che abbiamo ascoltato anche qualche giorno fa, dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù entra a Gerusalemme, la città santa, si dirige ed entra nel Tempio, luogo per eccellenza sacro, luogo di culto, luogo di adorazione, di preghiera, di sacrifici a Dio. E in questo luogo però non trova persone che adorano il Signore, ma trova venditori, commercianti, di animali per i sacrifici, di oggetti sacri e di altre cose. Ecco che Gesù viene per sconvolgere questo atteggiamento. E lui dice, non fate della casa del Padre un covo di ladri, ma fate invece, come dice il profeta nell'Antico Testamento, della mia casa una casa di preghiera. Amen. Quanto è importante, carissimi amici, in questo giorno anche noi prendere spunto da questi avvertimenti di Gesù, da queste proclamazioni, perché possano entrare oggi stesso nelle nostre case. Se noi vediamo da un lato Gesù che a Gerusalemme guarda al Tempio come un luogo che era dedicato a Dio, per Dio, e quindi si è arrabbiato di fronte a tutto ciò che non c'entrava con Lui. Allora noi invece nella nostra vita quotidiana e personale, ma soprattutto familiare, dobbiamo aprirci alla grazia di Dio, aprirci alla sua misericordia, aprirci alla sua azione, che ha la capacità, che ha il potere di trasformare la nostra vita. Quindi cosa fare? Pregare affinché la mia casa, la tua casa, le nostre case siano case di preghiera, luoghi dove Gesù è al centro. È un concetto non nuovo, ma antico, tanto che i primi cristiani, leggiamo gli Atti degli Apostoli e le lettere di San Paolo alle prime comunità, adoravano Dio nelle proprie case, lodavano il Signore nella casa, testimoniavano, cantavano inni a Dio, facevano intercessione. Poi, quando il cristianesimo è diventata religione ufficiale dell'impero romano, è chiaro che erano così tante le gente, le folli, che siamo entrati nelle basiliche romane, che prima erano pagane, poi sono state cristianizzate. E chiaramente ci vogliono dei luoghi grandi per contenere le persone. Ma non dimentichiamoci, fratelli e sorelle, che la prima chiesa per ciascuno di noi è la nostra casa. Luogo privilegiato di Dio per l'educazione, quindi nella famiglia si cresce nella fede, in casa si cresce nella preghiera. Così dovremmo essere tutti noi, carissimi amici, moglie e marito che pregano insieme. Io ricordo quando la mia famiglia tanti anni fa si è convertita, prima non frequentavamo molto la chiesa. Una volta che Gesù è entrato nella nostra casa, perché noi l'abbiamo accolto,
ogni giorno pregavamo insieme, tutti e quattro, io, mio fratello, mia mamma e mio papà. E ogni giorno condividevamo la preghiera insieme, perché abbiamo deciso che la nostra casa sia una casa di preghiera. Questa è la cosa più bella. E nella casa di preghiera mettiamo al centro il Signore Gesù. Affidiamo a Lui i nostri problemi, affidiamo a Lui le nostre preoccupazioni, i nostri disagi, le nostre crisi, affidiamo a Lui i nostri progetti, perché ci fidiamo di Lui. Ma quando invece nella nostra casa regna qualcos'altro, il mio egoismo, i tuoi desideri, le passioni di uno, le voglie dell'altro, o comunque mescoliamo tante situazioni in cui non andiamo d'accordo, ecco che il regno di Dio difficilmente cresce. E com'è nella parabola del seminatore, quando cade il seme e trova un terreno sassoso, trova la strada, trova le spine, che inizia a crescere però viene soffocato. Allora, affinché la nostra casa sia una casa di preghiera, dove il seme della parola produca frutti, dobbiamo mettere al centro il Signore Gesù, la Sua parola. Quindi dove ciascuno ha la sua Bibbia, papà, la mamma, i figli, ognuno ha la sua Bibbia, ognuno legge quotidianamente questa parola, proclama ciò che Dio dice e noi viviamo con Lui. Ecco perché oggi in questo Vangelo come slogan diremo: voglio avere una casa di preghiera. Voglio che la mia casa sia una casa di preghiera e non è scontato che lo è. Sono io che decido. La nostra famiglia decide che il Signore è al centro. E noi come Coinonia Giovanni Battista chiamiamo case di preghiera anche quei luoghi delle persone dove una volta alla settimana si prega, si loda il Signore, si invitano gli amici, i parenti, per leggere la parola di Dio, per adorarlo insieme e per intercedere per ogni intenzione. Noi lo proponiamo anche qui su YouTube e lo faremo nel tempo di Avvento, tra poco, una volta alla settimana, ma quanto è importante avere una casa di preghiera, perché il Signore ti benedice, perché noi non perdiamo tempo pregando, ma anzi lasciamo che sia il Signore a preoccuparsi della nostra vita. E allora benediciamo il Signore dicendogli: grazie Gesù, grazie per il brano di oggi, grazie per la Tua parola. Io ti benedico per la mia famiglia, per mia moglie, per mio marito, per i miei figli, per la mia casa, per il mio appartamento. Signore, oggi voglio consacrare a Te la mia vita, la mia famiglia e la mia casa, perché Tu possa essere il mio Signore, il mio Re, e regnare con la Tua pace, con il Tuo amore, con i frutti del Tuo Spirito Santo, perché io possa testimoniare agli altri che è bello vivere con Te. C'è gioia nel seguirti e c'è gioia perché Tu risolvi i nostri problemi. A Te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, facciamo delle nostre case case di preghiera, affinché Gesù sia sempre al centro e sia sempre adorato e lodato sopra ogni cosa. Grazie che mi avete accolto, ci vediamo domani. Ciao! Proteggimi, oh Dio, in Te mi rifugio. Proteggimi, oh Dio, in Te mi rifugio. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle Tue mani è la mia vita. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Proteggimi, oh Dio, in Te mi rifugio.
Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele